The anti-inflammatory actions of omega-3 fatty acids are through a unique group of hormones called resolvins. anti degli, degli omega-3 avviene attraverso degli ormoni molto importanti, tre gruppi, che si chiamano risolvine. These hormones called resolvins are the most powerful hormones known in medical science and what they do, they turn off inflammation. Questi ormoni che sono i più potenti noti alla scienza medica hanno un'azione molto importante, cioè quella di spegnere l'infiammazione. But you can only make if you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood. Ma si possono produrre le risolvine solo se ci sono livelli adeguati di omega 3 in circolo nel sangue. So supplementation with omega-3 fatty acids is at the cutting edge of biotechnology. E quindi l'integrazione con gli Omega 3 rappresenta il la punta di diamante della nuova tecnologia medica. The clinical evidence is profound. In every disease state that has an inflammatory component, high doses of Omega 3 fatty acids have remarkable therapeutic benefits. Sì, esistono molte evidenze scientifiche a questo riguardo. In tutte le patologie che abbiano una uh, componente infiammatoria, elevati livelli di omega-3 portano ad una rapida risoluzione della patologia. And in the area of Soprattutto per quel che riguarda il Covid-19. When you look at the blood of survivors of Covid-19 who have been hospitalized, they have much higher levels of resolvins than those who did not survive. Se uh, analizziamo il sangue delle persone sopravvissute al Covid e ricoverate, vediamo che chi è sopravvissuto ha dei livelli di risolvina in circolo molto superiori a coloro che invece non sono sopravvissuti. This is also true in the area of cardiovascular disease. When you give patients who are taking a statin extra omega-3 fatty acids they see significant improvements in terms of their overall uh, lifespan. Questo uh, è stato dimostrato anche per quel che riguarda le malattie cardiovascolari, per esempio i pazienti in terapia con statine, se assumono una supplementazione con omega-3, uh, hanno un miglioramento della propria patologia un incremento della durata di vita. So it's safe to say at this point in time any inflammatory condition That the patient is not taking omega-3 fatty acids is simply bad medicine. Quindi posso dire con un buon livello di certezza che tutti i pazienti affetti da patologie infiammatorie che non assumono omega-3 non stanno seguendo una buona terapia medica. The most promising research areas is basically not only the effect of the omega-3 omega fatty acids in making resolvins, but how much. And therefore, uh, one of the primary areas is asking how much omega-3 fatty acids does a person need to basically make these hormones that turn down and turn off inflammation. Um, no, la ricerca più promettente non riguarda tanto gli effetti degli omega-3 o delle risolvine, ma stabilire quale sia la quantità necessaria, cioè di quanti omega-3.

che contribuisce a ridurre l'infiammazione presente in tutte le patologie croniche.